Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul canale, bentornati qualora voi siete facciate già parte, diciamo, della community di follower che mi segue. E veramente benvenuti a questo, penso sia veramente il mio primo video che faccio in italiano dopo anni, anzi, penso il primo video in assoluto che faccio in italiano, diciamo. In italiano, da un italiano per gli italiani che seguono il mio canale e, o che comunque diciamo siano interessati a questo titolo e a capirci un qualcosina di più. E come ho diciamo menzionato nel tutorial in lingua inglese, per me è meglio fare questi due video separati in inglese e in italiano. Perché veramente è più facile per me che non mettermi lì a fare la traduzione tale quale di quello che dico in inglese o viceversa in italiano. E quindi sì, dunque, brevemente questo sarà il primo di una lunga serie di video in cui proverò a, diciamo, spiegarvi un po' le basi di questo titolo fantastico, Gary Grigsby's War in the East 2. Che giusto per cominciare a dare una piccola introduzione, e potremmo definirlo un vero e proprio simulatore del fronte orientale, perché veramente il livello di profondità, il livello di cura dei dettagli di questo titolo è veramente sensazionale. Per chi di voi mi ha seguito un po' diciamo, nel corso della storia del mio canale, sa che ero e sono un grande fan della serie di Hearts of Iron 3 e 4, e ero sempre rimasto interessato alla guerra sul fronte orientale. Perché, appunto, come se voi siete qui perché sarete un po' nerd, diciamo, di storia militare, saprete che la guerra sul fronte orientale ha deciso le sorti della Seconda Guerra Mondiale. E quando scoprì War in the East 1, cioè mi innamorai subito. E tempo di prenderla mano in quel titolo che uscì War in the East 2. E secondo me questo è veramente, vale veramente ogni singolo centesimo e ogni singolo minuto speso per questo titolo, per capirci un po' di più, diciamo. E quindi in questo video, che sono già 3 minuti e mezzo quasi che registro, volevo così darvi una piccola panoramica su quello che è, diciamo, quella che è la schermata principale e tutti i vari bottoni, le opzioni e le preferenze. E allora, lanciando War in the East 2, War in the East 2, questa è la schermata che voi vi trovate davanti. Ci sono 10 pulsanti che si possono premere con il tasto sinistro del mouse. So che può sembrare una cavolata dire questo, ma nella mappa cliccare col tasto sinistro o col tasto destro aprirà diverse opzioni. Quindi, partendo da questi due qua, Axis Human, Soviet Human, questi due pulsanti semplicemente permettono al giocatore di selezionare quale fazione controllare. Se si vuole, per esempio, fare un multiplayer con il play by email, si deve lasciare questo qua, human, quindi umano per tutti e due, e poi si preme questo bottone qua, si fa multiplayer, eccetera, eccetera. Qualora voleste, diciamo, lanciarvi nell'operazione Barbarossa e provare a sottomettere l'Unione Sovietica, ecco che dovrete cliccare qua sul Soviet Computer in modo da rendere la fazione sovietica controllata dall'intelligenza artificiale di qui in avanti l'IA. Ora, un motivo, e questo lo dissi anche nel tutorial in inglese, scusate, sono un po' emozionato di parlare italiano in questo video, è che un utente sul forum ha provato a lanciare una campagna dell'IA contro l'IA. E vi dico, vi giuro, la cosa che mi ha più colpito è stato vedere come l'IA dell'asse abbia rispettato quasi pedissequamente l'avanzata che le truppe dell'asse, quindi tedeschi, rumeni, eccetera, eccetera,
effettivamente effettuarono durante i primi 6 mesi dell'operazione Barbarossa. Cioè, ragazzi, dove lo trovate un'IA che veramente ragiona con lo stesso modo che ragionavano i tedeschi e i rumeni e gli ungheresi e gli italiani e i finlandesi nel 41? L'unica differenza, anzi l'unica pecca, è per il fatto che l'asse, l'IA dell'asse, in questo, diciamo, tentativo di prova, conquistava già Sebastopoli nel novembre del 41, mentre sappiamo bene che Sebastopoli cadde solamente agli inizi del luglio del 42. Quindi, deciso chi controlla chi, lo step successivo è quello di prendere lo scenario. Qui, di nuovo, per chi fosse nuovo, non abbia mai visto prima niente del mio canale, vedrete che ci sono molti scenari con dei numeri 2, più altri questi due qua che sono un po' speciali. Questi scenari del numero 2 sono tipo delle piccole modifiche che io feci agli scenari originali per aggiungere, modificare, spostare divisioni sulla mappa per renderle un po' più storiche. Questo scenario 2. L'ordine di battaglia migliorato 2.1 è in realtà un lavoraccio che io feci nel tentativo di. Qui devo metterlo a posto, ma pazienza. E questo è veramente un lavorone che feci per, diciamo, migliorare l'ordine di battaglia aggiungendo diverse unità storiche, specialmente per quanto riguarda l'Armata Rossa, che nello scenario base mancano. E lo trovate sul forum, quindi sì, si può trovare sul forum tranquillamente. E quindi dicevamo dello scenario. Cliccate su questo bottone, Load Scenario, e qui vi compaiono tutta la lista con gli scenari. Cliccate su quello che vi piace di più, e vedete che appena cliccherete su uno di questi scenari, diventerà verde e qui a fianco vi comparirà una breve descrizione dello scenario. Poi potrete cliccare qui su Load the Selected Scenario, carica lo scenario selezionato e qui vi apre questa finestra, inserire il nome della cartella per i salvataggi. Se voi cliccate su questa spunta, allora nella cartella Save verrà creata una cartella che prenderà il nome dello scenario. Se voi cliccaste invece sulla X, i salvataggi rimarranno nella cartella generale dei saves. E adesso, così possiamo tornare già alla schermata principale. Esatto, qui vedrete la Load Save Game. E qui, come vi ho detto prima, se voi non cliccate sulla spunta ma sulla X, i salvataggi rimarranno qui nella cartella Save. Se voi cliccaste invece sulla spunta, ecco che verrà creata una cartella col nome dello scenario. E se voi provaste a ricaricare più volte lo stesso scenario, automaticamente compariranno qua dei numeri che indicano quante volte tu hai provato, voi avete provato a caricare quello scenario. Il multiplayer è relativamente semplice. Uno pu può o no decidere di usare il play by email, quindi i due giocatori che si scambiano il salvataggio, e poi si clicca su multiplayer. Se non voleste giocare con il play by email, i salvataggi saranno salvati poi sul server della Matrix. Inserite il vostro nome, la vostra password, e questo dovrebbe già essere tipo tutto in automatico. Ora, parliamo un attimo delle difficoltà. War in the East 2 ha 5 livelli di difficoltà e ne parlerò un po' più nel dettaglio quando affronteremo le opzioni di gioco. Semplicemente ciclano tra normale,
challenging, potremmo dirlo come una sfida, hard, difficile, impossibile e facile. E fin qui penso che sia tutto abbastanza chiaro. Ora cominciamo con le opzioni. E come vi dicevo prima, ecco, non ve l'ho detto, ma ci possono essere più di in generale, diciamo, ci possono essere più di una strada, più di una via per raggiungere lo stesso risultato. E in questo caso, quando parliamo di scelta di chi controlla cosa, potremmo anche impostarlo tramite le opzioni. In questo qua, computer controlled, cioè è questo giocatore controllato dal computer. In questo caso, se noi volessimo giocare contro i sovietici, cliccheremmo qui e automaticamente qua viene cambiato in Soviet computer. Quindi molto intuitivo. La nebbia di guerra, la fog of war. Per questo, mamma mia, scusate, anzi, carichiamo questo, va? Così cambiamo un po' dal tutorial in inglese. E ecco, la nebbia di guerra, la fog of war, per chi fosse proprio un neofita che non ha mai toccato questi titoli, non è nient'altro che quell'opzione che vi permette di nascondere le unità, o meglio, la posizione delle unità nemiche. Questo è chiaramente senza fog of war. C'è questa divisione, la 189esima divisione di fucilieri a Tetiev, e se noi mettessimo invece la nebbia di guerra, ecco che la 189esima sparisce. Non solo, ma vedete qua anche che ci sono alcune unità che si ritengono il simbolo NATO e questi due numeri qua sotto. Altre unità che invece hanno il simbolo NATO, ma hanno o questo punto interrogativo o questi zeri con il punto interrogativo, e altre unità ancora che come queste due, queste 3, 4, 5, 6, 7, che sono unità ma non sappiamo cosa siano, quindi di fanteria meccanizzata, di carri armati, di fucilieri, e non sappiamo neanche che valori abbiano, diciamo, qua sotto. E questo, diciamo, aumenta leggermente di più il livello di difficoltà. È chiaro che è un po' più challenging, diciamo, è un po' più sfidante usare la nebbia di guerra. Ora, andiamo un attimo nella fase del movimento di terra, che scusate, in italiano io traduco volgarmente i termini inglesi. Ecco, qui mi sono già dimenticato di togliere l'assistenza dell'IA, perché non volevo far partire tutte queste missioni aeree, ma pazienza, amen. E anzi, non ho neanche rimosso, avrei potuto mettere in pausa, però ho detto no, per gli italiani facciamo vedere un po' di cose, va, ecco. E comunque sì, ecco, nebbia di guerra penso che sia abbastanza intuitivo. Forse leggermente meno intuitiva è, diciamo, la... Ecco, di nuovo, in italiano è la nebbia di guerra del movimento, la movement fog of war o la movement fov. E ecco, non preoccupatevi che parlerò bene poi delle direttive aeree, delle missioni, eccetera, eccetera. Ok, allora, ci siamo, togliamo questo, di nuovo vi spiegherò bene tutto cosa sia, cosa non sia. Ecco, allora, la movement fov, cosa vuol dire? Vuol dire che noi, se prendessimo ad esempio la decima divisione motorizzata, ecco che cliccando su questa unità, che è un'unità motorizzata, vediamo come alcuni esagoni siano improvvisamente di un colore più chiaro rispetto a quelli, diciamo, di un colore più scuro
facendo riferimento ai sovietici. Mentre qui stessa cosa, alcuni esagoni sono a livello un po' più chiaro, altri sono a livello un po' più scuro. Ora, concentriamoci sugli esagoni del territorio nemico. La Movement FOV, la nebbia di guerra del movimento, semplicemente vi permette di vedere in quali esagoni questa unità si può muovere. E questo è abbastanza semplice e vi permette anche di capire in quali esagoni ci possano essere delle unità nemiche. In questo caso possiamo vedere qua che c'è qualcuno, quindi è chiaro che la nostra unità non potrà muoversi in questo esagono, ma potrà andare in ciascuno di questi esagoni che risultano essere un po' più chiari. Ora, se noi invece mettessimo la Movement FOV, ecco quello che succede. Quello che succede è che noi adesso non vediamo più quali esagoni siano accessibili alla decima divisione di fanteria motorizzata, ma dovremmo letteralmente muoverci un passo alla volta, un esagono alla volta, per evitare di incappare in unità nemiche. È chiaro che questo sistema è un po' più realistico, ma vi rallenta un sacco, veramente, vi rallenta veramente tanto, perché per ogni unità voi dovreste adesso mettervi lì e calcolare, ok, mi muovo qui, poi nord, nord-est, sud-est, est, e così, per ogni singola divisione. E ecco, è chiaro che la Movement FOV è, diciamo, un sottoinsieme della nebbia di guerra. Se io togliessi la nebbia di guerra, è chiaro che mi toglie in automatico anche la Movement FOV. Se la rimettessi, devo assolutamente usare la nebbia di guerra. Ora, il Lock HQ Support, il blocco dei supporti ai quartieri generali, può essere un po' complicato da comprendere, ma voglio farvelo capire anche qui con un esempio pratico. War in the East 2 si basa principalmente a livello di divisioni, ma ci possono essere anche brigate, reggimenti, in questo caso anche battaglioni e altre unità come battaglioni di artiglieria, battaglioni di ingegneri, carri lanciafiamme, obici, contraerea, eccetera eccetera. Molte di queste unità non vengono rappresentate sulla mappa, ma rimangono, diciamo, astratte a livello dei quartieri generali. Prendiamo ad esempio il 24esimo corpo motorizzato, e qui vediamo tutte le unità che sono assegnate a questo corpo. È chiaro che, apro una parentesi, ma immagino che chi di voi sia un fanatico di questo titolo saprà già abbastanza grossolanamente com'è organizzato l'esercito tedesco, quindi che ci sono i teatri, il comando supremo, i gruppi d'armata, le armate, i corpi d'armata e le divisioni / i reggimenti. Ecco, questi che sono artiglieria diciamo meccanizzata, i ingegneri, le costruzioni e i lanciarazzi, sono le unità di supporto. Ora, se noi selezionassimo questo, vuol dire che nel corso della campagna tutti questi supporti rimarranno associati a questo specifico corpo d'armata. Se io invece togliessi questo Lock HQ Support e andassi in una cosa che si chiama il rapporto del comandante, in questo rapporto del comandante potrei dire di rimuovere tutte le unità di supporto dai corpi d'armata e dalle armate e assegnarle ad esempio al comando supremo.
Questo è un sistema che io preferisco, non ve lo faccio vedere qua adesso con un esempio pratico perché porterebbe via troppo tempo, ma preferisco giocare in questo modo perché alcuni di questi corpi d'armata, come il 55esimo, non hanno unità di supporto. E personalmente preferirei tipo equilibrare un po' di più la distribuzione delle unità di supporto fra i vari corpi d'armata. Non lo feci vedere nel tutorial in inglese, ma ci tengo a farlo in questo qua. Anche se noi impostassimo diciamo un'opzione che ci permette di togliere tutte le unità di supporto da uno specifico corpo d'armata, se noi andassimo in questa sezione degli assigned, ecco questo, cliccando sul numero centrale, ecco che qua abbiamo bloccato il movimento delle unità di supporto. In questo modo, anche se noi dessimo l'ordine di rimuovere tutti i supporti, le unità del 24esimo corpo motorizzato non verranno spostate. E poi abbiamo l'Automate AI Air Assist, questo assistente automatico dell'aria, che ha una traduzione orribile, scusate ragazzi. Questo semplicemente vi facilita molto la formazione delle cosiddette direttive aeree. Per chi non si destreggiasse ancora bene con questo titolo, scusatemi, ma farò un tutorial apposito per questo, ma semplicemente cliccando questa spunta l'IA gestirà lei molte funzioni, anzi le funzioni della fase delle direttive aeree. Il secondo tutorial parlerà proprio di queste fasi in cui si divide, cioè ciascun turno della partita. E questa opzione è caldamente consigliata ai neofiti, ma per esperienza personale consiglierei a tutti di imparare a maneggiare manualmente le direttive aeree, perché l'IA ha un problema intrinseco. L'IA vi continuerà a fare volare missioni fin tanto che ci saranno degli aerei operativi, e più missioni volano più aumenteranno le perdite operative, quindi più perdite tra i piloti, una perdita di esperienza, eccetera eccetera. Poi l'enhanced, l'aumentato controllo del giocatore alle TB. Le TB sono le theater boxes, letteralmente, che brutto nome, le scatole dei teatri, cioè è orribile in italiano, ma queste scatole dei teatri sono queste che vedete qua. In pratica, non l'ho detto all'inizio, ma è vero che War in the East 2 si focalizza sul fronte orientale, ma una grande novità di questo titolo rispetto all'1 è che il 2 vi permette anche di gestire in minima parte anche gli altri teatri, che nel caso dell'asse sono appunto la Francia, o in questo caso l'Europa occidentale, la Norvegia, la Finlandia, le riserve, la guerra partigiana nell'Unione Sovietica, il Nord Africa, l'Italia e i Balcani. Viceversa, i sovietici avranno come scatole la Finlandia, in questo caso il fronte settentrionale, il fronte transcaucasico, anche loro le riserve, i partigiani e il fronte dell'estremo oriente, il Far Eastern Front. Ora, deselezionando questa, il giocatore non avrà il controllo
scatole, diciamo, dei teatri operativi. Scusate, ridi perché fa veramente co è comico per me parlare di scatole dei teatri operativi. Ma questo perché? Perché War in This 2 già, diciamo, simula gli spostamenti delle truppe sulla base di ciò che avvenne nella realtà. Quindi, ad esempio, se prendessimo la 260esima divisione di fanteria, vi dice qua withdraw, quindi ritirata 3 map. Questo vuol dire che al terzo turno la divisione verrà spostata sulla mappa. Viceversa, se noi prendessimo invece, forse qui non si vede, ma proviamo, dove la decima divisione Panzer era per qui, con eccola qua. Qui adesso non mi sembra che si veda, però eccola qua. Ritirata 47 West, 77 Nord Africa. Questo vuol dire che al 47esimo turno la divisione verrà spostata nella scatola della Francia dell'Europa occidentale e poi verrà mandata in Nord Africa. E, cliccando invece su questo, ecco che il giocatore avrà più un certo spazio di manovra per quanto riguarda il managing, quindi il maneggio, come si chiama in italiano. Diciamo l'amministrazione dei rinforzi da e verso, per esempio, l'Europa occidentale. Di nuovo ne parlerò un po' di più per quanto riguarda il tutorial delle scatole, diciamo, operative. E ora vediamo alle difficoltà. Ci sono, come ho visto prima, abbiamo visto prima, 5 livelli, e ciascun livello va a toccare questi valori. Il morale non deve essere inteso come la felicità delle truppe, come il morale delle truppe, ma tanto quanto più, diciamo, l'efficienza combattiva e non solo. Il morale è forse la variabile più importante per quanto riguarda il combattimento, ma anche per quanto riguarda il movimento e altre cose. Il livello di fortificazione va a modificare, diciamo, chiamiamolo il potere di costruzione delle fortificazioni delle unità, e farò un video dedicato alle fortificazioni, quindi non perdo troppo tempo qua. Il livello della logistica, questo è altrettanto fondamentale per quanto riguarda appunto la logistica, la formula, o meglio le formule che andranno a determinare, ad esempio, quante tonnellate di rifornimenti la 57esima divisione di fanteria riceverà nel turno 8, eccetera, eccetera. È chiaro che più alto è, meglio è, più basso è, e più si avranno problemi. Il livello di trasporto e il livello di admin sono invece dei valori che vanno a modificare la percentuale di, in questo caso, capacità di trasporto ferroviario e il numero di punti amministrativi. Di nuovo ne parlerò più in dettaglio per quanto riguarda la logistica e per quanto riguarda il video tutorial dei punti amministrativi. Ora, cosa cambia se noi cambiassimo il livello di difficoltà? Normale vuol dire che entrambe le fazioni hanno gli stessi valori, quindi non cambia niente. Ora, lasciando l'IA all'IA il controllo della fazione sovietica, cliccando su, non posso più farlo vedere. Porca miseria. Scusate, ragazzi. Andiamo nell'editor, va, così che forse di qua dovrebbe essere un po' più semplice vederlo. Che cribbio. Scusate, metto in pausa un attimo e riprendo appena riuscirò ad avere il controllo della situazione.
Ok, scusatemi, dovevo uscire dalla campagna e cambiare le impostazioni dal menu principale. Dunque, dicevo, normale non cambia niente. Lasciando ai sovietici, meglio all'IA, il controllo dei sovietici, ecco che se noi cliccassimo su, diciamo, sfidante, su challenging, qualcosa cambia. Noi perdiamo 10 punti in questi 4 livelli, mentre l'IA ne guadagna 10 dappertutto. Devo menzionare una cosa. L'IA ha dei vantaggi chiaramente rispetto al giocatore umano. Mettendo il morale a livello 110, l'IA potrà teletrasportare qualsiasi unità all'interno degli esagoni che sono ancora sotto il proprio controllo. Su Hard, diciamo, il giocatore umano perde 20 punti qui e l'IA ne guadagna 25 dappertutto, e in questo caso un'IA che abbia un morale al di sopra dei 120 avrà dei notevolissimi vantaggi in combattimento, non solo. Non solo, grazie, non solo, quindi, scusate, non solo la capacità di spostare truppe dovunque li ha voglia. La difficoltà impossibile è praticamente impossibile, perché non solo adesso il giocatore viene fortemente penalizzato, ma l'IA viene tipo veramente messo con gli steroidi, e quindi boh, buona fortuna ragazzi. Viceversa, nel facile le cose si ribaltano. Ecco, è interessante vedere anche come cambino i risultati se noi togliessimo la spunta dell'IA alla fazione sovietica. In questo caso entrambi vengono penalizzati cambiando il livello di difficoltà, e viceversa, mettendo entrambe le fazioni controllate dall'IA, ecco che adesso entrambe le fazioni prenderanno gli stessi punti a vantaggio. Ok, e adesso è giunta l'ora di parlare delle preferenze. Diciamo di default, War in the East 2 è lanciato nella modalità finestra e non schermo intero. Io ho messo schermo intero perché è più comodo per me registrare e fare questi tutorial. E poi anche qui il volume della musica, degli effetti e del click sono a livello 10. 10 è il massimo, però per me è già troppo alto per fare questi tutorial. Ora, la velocità di spostamento indica la velocità alla quale voi, anzi il ritardo della velocità di spostamento sulla mappa. Anzi, in questo caso ve lo faccio vedere con un altro esempio pratico. Più è basso e più voi vi sposterete velocemente, perché è minore il ritardo, diciamo, è minore il ritardo di spostamento sulla mappa. Ecco qua, vedete che siamo veramente a livelli. Si vola! Mentre invece, scusate, se noi lo mettessimo a 8, ecco che adesso saremo tutti super lenti. Ecco così, perfetto. Avete capito, no? Ecco, lasciamolo pure a 4, che è abbastanza intermedio. Ora, il ritardo dei messaggi e il tempo in secondi che deve, diciamo, passare affinché un messaggio se ne vada, quindi anche qui è molto intuitivo. Il ritardo dei pop-up, delle finestre degli esagoni, è invece l'opposto, vi dice quanto tempo deve passare prima che un messaggio di informazione appaia lungo gli esagoni. Se io prendessi ad esempio non so, un nome facile, Ostrov, ecco, lasciando il mouse su Ostrov, ecco che è comparsa questa finestra qua, che mi dà un po' di informazioni sull'esagono.
chiaro che aumentando il valore aumenta il tempo in cui io devo il tempo da aspettare per ricevere quell'informazione lì. Il mouse over delay è la stessa cosa riferito in questo caso alle unità. Vedete che se io mettessi qua il mouse mi compare questa finestra nera vicino alla minimappa, che mi dà un'informazione generica di quante unità sono presenti, meglio, quante unità, quante sottunità, quanti elementi che compongono una unità, ecco, scusate, sono presenti, in questo esagono. Il livello della risoluzione dei messaggi di combattimento. Questo vi dice praticamente quanti dettagli volete avere durante i combattimenti di terra. 0 andrà velocissimo, vi dirà solo vinto o perso. 1 vi dirà già un po' più di informazioni. 7, che è il livello massimo, starete lì per delle ore a vedere quale elemento della vostra divisione attacca quale elemento dell'altra divisione, le perdite, i feriti, i veicoli danneggiati, eccetera eccetera. Poi qui ce n'è uno che nel tutorial in inglese non ho ben capito cosa serva. Ho provato a fare diverse prove cambiando i numeri qua, ma vi giuro non ho visto alcuna differenza. Quindi se voi sapete o sappiate indicarmi cosa sia, veramente grazie di cuore. Mentre la chiusura della risoluzione dei combattimenti è chiaro che vi dice per quanto tempo in secondi la finestra dei combattimenti rimane lì aperta a farsi vedere. I dettagli della fase di esecuzione delle attive aeree vi dice invece quanto profondo volete andare appunto con i dettagli della fase aerea. Tra nessuno, basso, medio o alto. Videos vi dice se volete vedere il filmato introduttivo ogni volta che lanciate il gioco, e export battle details, l'esportazione dei dettagli delle battaglie, vi genera un file Excel di valori separati da virgola con tutti i vari scontri, eccetera, eccetera. L'autosalvataggio è chiaramente d'obbligo perché sennò io conosco me stesso, se non ce l'avessi cliccato dovrei ricominciare le mie campagne praticamente ogni volta, e questo autosave nella fase di pre-logistica vi crea un extra salvataggio che secondo me potreste anche farne a meno. Il livello di zoom iniziale, ci sono 5 livelli di zoom, che sono max in, normal out e max out. Ogni livello di zoom corrisponde a un livello di informazione diverso, andrò più in dettaglio nel prossimo video. Riguardo a questo, le animazioni del movimento, questo è abbastanza intuitivo. Fatemi mettere un attimo, anzi, facciamolo così, va. Facciamo Air Assist, disattiva, cancelliamo tutto, così che facciamo ok, esatto, così che vi faccio vedere questo qua delle animazioni del movimento, che anche qui è molto intuitivo. Con quell'opzione spuntata, l'unità seguirà, si muoverà secondo il percorso selezionato. Ok, questo andava male, devo fermare un attimo la re registrazione, scusate per questa pessima performance. E ok, eccoci qua, eravamo rimasti dunque all'animazione del movimento. Ecco, questa di nuovo è un'opzione che vi può velocizzare o meno la vostra partita. Perché?
Prendiamo ad esempio la prima divisione di cavalleria e se la volessimo spostare in questo esagono, lasciando l'opzione dell'animazione, ecco che la divisione ha seguito, ha fatto pam pam, da questo a questo. Se invece, oh, mi sbaglio sempre, togliessimo l'animazione e volessimo spostare la divisione a Zelechov, ecco che bam, senza di questo è molto più veloce. Non lo dissi nel tutorial in inglese, ma lo dico adesso, lasciando l'opzione dell'animazione e premendo spazio o barra spaziatrice, ecco che voi potreste velocizzare, mettiamola qua, lo spostamento delle unità, come questo. Visto? Si stava muovendo e ora si è mossa. Qui. Poi la velocità dell'animazione è di nuovo molto intuitivo, più è alta e più l'unità si sposterà lentamente. Cioè, oddio, non è molto intuitivo se uno la mette in questo modo, però qua dice appunto che è il ritardo nell'animazione, quindi più è alto il ritardo, più si muoverà lentamente. Questi tre sono, diciamo, troppo intuitivi da essere spiegati. Diciamo, il riassunto del turno è che è questo che si vede quando voi cominciate una qualsiasi campagna o quando cominciate un qualsiasi turno. È molto carino, io consiglierei di lasciarlo lì. E poi il deposito di avviso, il deposito di avviso, il messaggio di avviso dei depositi, scusate, io mastico più l'inglese che non l'italiano, è semplicemente un messaggio che vi dice: attenzione, non hai modificato i tuoi depositi, vuoi che l'IA ti aiuti, ti dia una mano? Sì, no, va bene, ok, e via. Parleremo tanto dei depositi nel video della logistica. Il display scaling percentage non ho idea di cosa sia, e quindi boh, 100, veramente di nuovo. Se voi lo sapete, fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Ora, preferenze della mappa, anche qui molto intuitivo. Mostra la minimappa, diciamo, che è questa qua. Se noi togliessimo la spunta, ecco che scompare. Mostra le icone degli elementi di terra e degli aerei. Questo è, ad esempio, in questo caso qua, che abbiamo dei quartier generali e un'altra unità che ne parlerò anche lì molto dettagliatamente in un tutorial apposito. Perché non me lo fa vedere? Forse perché c'è troppa gente. Ecco qua, magari, ecco qua, è un po' più, diciamo, meno crowded, meno popolato. Ma con l'opzione di far vedere i simboli delle forze di terra e degli aerei, di nuovo qua vi rappresenta in questa scatola, oddio, in questo rettangolone nero, appunto quante unità sono presenti in questo esagono. Essendoci qui sia una base aerea indicata dal cerchiolino verde col bordo rosso, sia una unità, vi elenca tutti gli aerei e le unità presenti appunto in questo esagono. Nine. Per quanto riguarda, ecco, i colori delle armate e dei fronti. I fronti sono quelli sovietici, le armate quelle tedesche, o meglio dell'asse. E questa è un'opzione carina che vi permette di identificare rapidamente le unità assegnate a una specifica armata o uno specifico fronte, nel caso usaste i sovietici, così già subito a colpo d'occhio. Perché? Vedete qua che alcune unità sono ad esempio blu, altre verdi, altre verde chiaro, rosa, fucsia, viola, eccetera, eccetera. Questo perché ciascun comando di armata ha un colore diverso e quindi tutte le unità associate ad esempio al terzo gruppo corazzato
avranno questo colore qua, verde, verde chiaro. Ecco, se noi togliessimo invece questa spunta è orrendo perché tutto sembra uguale. Veramente, a me questa cosa fa veramente schifo. Non so, cioè, io, venendo da Hearts of Iron 3, dove vedevo tutte le mie linee della gerarchia, no, io vi dico, ragazzi, io devo usare questo perché, boh, ai miei occhi piace più questa suona qua, ecco. Il percorso del movimento non è niente meno che questa roba qui, dove selezionando una unità e puntando su certi esagoni compare questa lista di tipo bussole con dei numeri. Queste bussole indicano il percorso del movimento che farà l'unità, quindi in questo caso si muoverà 3 esagoni in direzione sud-ovest e 1, 2, 3, 4, 5 esagoni in direzione ovest. Quindi anche qui molto intuitivo. Ecco, il movimento permesso, l'allowed movement. Di nuovo, riprende il concetto anche un po' della movement fog of war. In questo caso però lo applica a livello degli esagoni che sono in nostro possesso all'inizio del turno. Vi ho detto prima di questi esagoni qua che sono più scuri. Questi esagoni più scuri sono gli esagoni in cui l'unità selezionata non può andare perché non ha più punti in movimento. Questi numeri all'interno di queste bussole sono i punti in movimento che rimangono all'unità qualora entrasse in questi esagoni. È chiaro che dopo i 0 punti non potrà più muoversi. Quindi questo è il limite massimo all'interno del quale l'unità si può muovere. Se io togliessi la spunta, di nuovo, è di nuovo un po' orrendo perché dovrei andare a vedere, ok, qui posso, qui no, qui sì, qui sì, qui no, ecco. Di nuovo, io preferisco usare questo movimento, questa opzione del movimento permesso. Le ombre dei simboli, delle unità, a me piace perché mi dà un po' di senso di tridimensionale, diciamo. Lo togliessi, ecco che mi sembra tutto molto più piatto rispetto a prima, quindi lo lascio lì. Non NATO symbols vi rimpiazza i simboli NATO con dei simboli che possono essere un po' più intuitivi, ma di nuovo, venendo dalla serie di Hearts of Iron, io sono ormai un fanatico patito dei simboli NATO. Per me esistono solo quelli, vi giuro, non mi toccare i simboli NATO perché altrimenti sclero male. I valori delle unità, come vengono mostrati, possono essere o numerali o numerali o nominali, diciamo, ecco. Nominale vuol dire che sotto ciascuna unità compare un'abbreviazione del nome dell'unità. In questo caso qui vediamo la 10ª divisione di fanteria motorizzata, il reggimento Grande Germania, eccetera, eccetera. Andando a mettere invece sui numerali, posso andare qui a cambiare che tipo di numeri posso vedere. Posso provare o il CV, che è il combat value, il valore di combattimento in attacco, e i punti movimento residui. Il CV move indica appunto, il valore di combattimento in attacco per le unità mie. Per le unità nemiche, quello che vedrò sempre saranno i valori di attacco e di difesa di queste unità. Potrei anche metterlo per quanto riguarda le mie unità, quindi unit counter info. In questo caso avremo i valori di attacco e i valori di difesa, anche se preferisco ovviamente lasciare i punti movimento per avere un'idea di quanto possa muovere le mie unità, specialmente nei turni più avanzati della campagna. Questo
Di nuovo non so bene cosa sia, quindi lasciamolo lì. Le informazioni dei fiumi e delle ferrovie, questo è molto utile per quando voi vogliate avere informazioni sugli esagoni. In questo caso mettiamo un po' un altro nome semplice, Torun. Ecco, Torun, vedete che ha un fiume principale a sud-ovest, che è, mi sembra, dovrebbe essere la Vistola, questo fiume qua, sì, è la Vistola, esatto, mentre ha un fiume minore, la Drvezza, penso che si chiami così, un fiume minore a est e a sud-est, quindi questi due qua, e poi ha una ferrovia a est, quindi questa. Una ferrovia a sud-ovest, questa, una ferrovia a nord-ovest e una a nord-ovest e una a nord-est. E se noi togliessimo invece questa spunta, le informazioni sui fiumi e sulle ferrovie non vengono più evidenziate. Diciamo che con questo è tutto. Abbiamo già raggiunto i 50 minuti, quindi questo conclude il tutorial sulla pagina iniziale, diciamo. Chiaro, nei crediti ci sono tutti i ringraziamenti a quelli che hanno contribuito allo sviluppo del titolo, mentre l'editor vi permette di cambiare appunto o gli scenari o i dati generali. Qualora voleste sperimentare con qualcosa di diverso, dovreste in questo caso selezionare, ad esempio, facciamo i comandanti, e selezionata la finestra che volete cambiare, cliccate qua sulla tabella dei comandanti e qui potrete cercare manualmente e andare a cambiare i valori che più vi interessano. Con questo concludo il mio tutorial e spero che vi possa essere d'aiuto. Essendo il primo, per favore, fatemi sapere cosa ho sbagliato, dove posso migliorare, perché ci tengo veramente a fare questo, come dissi all'inizio, da un italiano per gli italiani. E con questo vi ringrazio, fatemi sapere cosa ne pensate e vi aspetto numerosi come sempre al prossimo tutorial.